Lì io vi ho portato alcuni brani che possono darvi una mano per capire questo tipo di comandamento. Cosa ci sta dietro a questo comandamento? C'è tutta una serie di problematiche, primo che riguardano il matrimonio, ma poi che riguardano anche i beni e poi riguarda la teologia. Proviamo a seguire questi tre punti. Certamente nell'ordine sociale lo squilibrio matrimoniale porta dei disordini. E qui mettiamo da parte il problema perché anche oggi, dove l'istituzione matrimoniale in qualche maniera si è parecchio indebolita, c'è sempre però un principio. Io, Don Renato, non vado con quella donna perché quella donna è ancora sposata. Bambin, guarda che è sposata anche dopo. Anche quando lei dice non sto più con mio marito, vengo con te, resta sempre sposata. Però, oggi si pensa così. Se lei sta ancora col suo uomo, io non entro dentro nella sua vita. Lei deve staccarsi dal suo uomo, allora lei può far parte della mia vita. Questo non è né cattolico né niente, questo è semplicemente buon senso umano. È la stessa cosa la donna. Quell'uomo mi piace, andiamo a bere il caffè insieme, che ne so, ma non è il mio uomo perché sta ancora con sua moglie. Quando lui divorzierà da sua moglie, allora le cose cambieranno. Quando invece non c'è questa chiarezza, viene fuori l'ira di Dio. Per quanto riguarda invece l'aspetto patrimoniale, noi dobbiamo tenere presente che in Oriente ogni 50 anni i beni ritornavano al legittimo proprietario. Quest'anno, ipotesi, è l'anno giubilare. Prossimo anno, perché ho bisogno, io vendo un campo. Lo vendo per 49 anni. Perché tanto fra 50 anni torna a me. E se non torna a me, torna ai miei figli. Perché il patrimonio familiare resterà sempre uguale per tutti. Per cui il ricco può fare il latifondista per 49 anni e lo fa. Però ci rendiamo conto che se io vendo il prossimo anno il mio campo, costa 100. Ma se lo vendo fra 20 anni, costa 50. E se lo vendo un anno prima del giubileo, costa 1 euro. Sempre lo stesso campo, perché è proporzionato al tempo in cui passa di proprietà, perché al 50° anno mi torna. Ora questo crea un bisogno di legittimità nei discendenti. E quindi non commettere adulterio serve a questo. Perché se la tua donna ti è infedele e resta incinta, ti porta dentro in casa un discendente che non appartiene alla tua stirpe e verrà in possesso di beni che non gli appartengono, perché non è della tua stirpe. Quindi dietro a questo comandamento non c'è solo la pacificità dei rapporti umani, c'è anche un problema di eredità dentro a quella civiltà. Ma poi c'è un terzo problema, quello teologico. Facciamo Adam a nostra immagine e a nostra somiglianza. Poi, 2 versetti dopo, scoprite che questo Adam è fatto dalla coppia, non dal singolo. E quindi è la coppia, immagine e somiglianza di Dio.
E i profeti lo diranno continuamente. Il legame fra Dio e il suo popolo è identico al legame che esiste fra marito e moglie. E non è un'idea arcaica. Questo è il sacramento del matrimonio anche per i cristiani. Nel capitolo quinto della lettera agli Efesini, al di là della traduzione che è quella che è, ma il concetto è questo. Lo stesso amore che esiste fra Cristo e ciascuno di noi che componiamo la sua Chiesa, lo stesso identico amore esiste fra marito e moglie dopo il sacramento del matrimonio. E perciò marito e moglie diventano, per i credenti ebrei allora, per i credenti cristiani oggi, il segno, la garanzia, che quell'amore di Dio per ciascuno di noi esiste, anche se tu non sempre ti accorgi che c'è o ti pare di non farne esperienza. Sappi che c'è. Perché? Perché esiste il marito e moglie. Loro sono la garanzia che quest'altra realtà più grande esiste. E quindi non rompere questo segno. È troppo sacro. E non è un fatto che riguardi i due sposi. Riguarda tutto il tessuto sociale. Nel nostro caso riguarda tutta la comunità. La stessa cosa la pensavano gli ebrei. Se voi prendete il libro di Osea, un profeta, primi tre capitoli, parlano solo di questo. Il legame di amore tra uomo e donna è identico, contiene lo stesso amore che esiste fra Dio e ciascuno di noi. Non è simbolo, no, è la stessa roba. Allora capite perché nel capitolo settimo della prima lettera ai Corinti Paolo dice: c'è un cristiano che ha sposato una pagana o un'atea e si amano? Sì, trac, nessun problema. Parlando il linguaggio dei bambini, Paolo direbbe: tutti e due vanno in paradiso. Anche la pagana? Sì, anche l'atea? Sì. È l'amore che salva. Il sacramento del matrimonio è salvifico, perché salva tutti e due i coniugi. Anche se uno è ateo e resta ateo fino alla morte. Anche se uno è pagano e resta pagano fino alla morte. Anche se uno è di un'altra religione e resta di un'altra religione fino alla morte. L'importante è che si amino. E allora scatta questa verità. Forse abbiamo da approfondire un po' di più il cristianesimo. Non è come l'Islam. Chi mi viene a dire, beh, in fondo è sempre la stessa cosa, lo pitturo su per il muro. Ma voi cristiani adorate un solo Dio? Sì. Ma anche l'Islam adora un solo Dio? Sì. Allora è uguale? No. Il mio Dio è Padre, Figlio e Spirito, tre in uno, ed è mistero. L'Islam ha Allah. È uno, punto. Secondo, il mio Dio interloquisce con me rispettando la mia libertà. Se vuoi, vieni e seguimi. Nell'Islam c'è l'obbedienza ad Allah, perché che tu voglia o non voglia, Allah fa quello che vuole con te, perché tutto è scritto lassù. Avete visto Lawrence d'Arabia? Sì. Quel servetto che Lawrence all'inizio salva, poi è costretto ad ucciderlo. E l'altro dice, era scritto, che quello doveva morire. Oh! E la libertà dell'uomo dov'è? Che libertà significa responsabilità, eh? Nel bene? Va bene.
c'è un'altra realtà, e chiudiamo il matrimonio e l'adulterio, un'altra realtà che noi dobbiamo scoprire alla linea 98. Voi sapete che ci sono due racconti per la creazione della coppia, e quindi sappiate che nessuno dei due è vero. Sono racconti mitici. Il mito è la riflessione teologica fatta attraverso il racconto, non attraverso il pensiero astratto. Sono riflessioni teologiche. Nella seconda, che tra l'altro è la più antica, quando Dio, dalla costola, non era una costola, perché Zelach significa complementarietà. I quattro lati di questa stanza sono lo Zelach della stanza e sono complementari al soffitto e al pavimento. Soffitto e pavimento da soli non valgono niente perché collabirebbero, ma anche i quattro lati di una stanza servirebbero a niente senza il soffitto e senza il pavimento, perché c'è il vuoto. Occorre che ci sia questo e quello. Si chiama concetto di complementarietà. Per cui l'uomo da solo è uno zero, io sarei per gli ebrei uno zero. E la donna da sola sarebbe uno zero. Quando sono insieme, l'uomo diventa un valore, la donna diventa un valore. Allora l'uomo disse: questa volta è mia amica. C'è il vincolo di amicizia. Osso dalla mia ossa, una mamma non lo dirà mai del suo baby piccolino. Ma io lo dico dei miei amici. Mio amico è osso dalle mie ossa. La mamma invece dice del bambino: questa è carne della mia carne. Noi abbiamo due legami affettivi. Il legame di amicizia, con tutte le sue varianti, e il legame di sangue, con tutte le sue varianti. Il matrimonio è anche amicizia, ma non è solo amicizia. Il matrimonio è anche vincolo di sangue, ma non è solo vincolo di sangue. Matrimonio dunque è unico nel suo genere, perché racchiude tutti e due questi rapporti affettivi. Nel rapporto amicale, per quanto intenso e grande sia, manca il vincolo di sangue. E nel rapporto di sangue, per quanto possente sia, non è amicizia. Un papà non può mai essere amico di suo figlio. Ma io voglio essere amico di mio figlio. Non puoi, se non altro perché sei vecchio. Tu avrai un amore paterno amicale, ma non puoi avere un amore amicale. Tuo figlio ha i suoi amici che hanno qualche anno meno di te. Quindi non illuderti, non torni giovane. Il matrimonio racchiude questo tipo di amore. E dentro a questa realtà ce n'è una seconda, che a tutti sfugge con la traduzione italiana, ma non a chi conosce l'ebraico. La terza casella la si chiamerà donna. Letzot Iccare. Il tempo è un Iktol Nifal. Chi ha fatto ebraico sa cosa sto dicendo.
se se lo ricorda. È un passivo. Verrà chiamata. Manca il complemento da gente, sottinteso Dio. Verrà chiamata da Dio. Chiamare significa avere autorità su qualcuno. Quindi sulla donna l'uomo dice non ho autorità, ce l'ha solo Dio. Non dice io la chiamo, ma sarà chiamata. Il nifal indica un passivo, ma indica anche un riflessivo. Lei si chiamerà. E quindi padrone della donna è la donna. Solo Dio, padrone della donna, e solo lei padrona di se stessa. Il mucciacito non ha nessuna autorità. Questo è un testo di 3000 anni fa. Ripeto, è un testo di 3000 anni fa. Il femminismo esisteva già allora. Aveva fisionomie diverse dal nostro, ma esisteva già allora. Capite che all'interno di una coppia che vive queste dinamiche, tu sei un intruso se entri dentro. Se il marito non riesce a mantenere questa identità di sua moglie, è lui che rovina il matrimonio. Se la moglie non vive queste due dimensioni affettive col proprio marito, è lei che sta rovinando. Quindi molto spesso l'adulterio non nasce fuori dal matrimonio. Purtroppo molto spesso sono i due protagonisti che lo creano. Poi c'è l'occasione. Ma l'adulterio è già stato consumato prima, l'occasione l'ha semplicemente manifestato. Perché quando tu maschio pensi di essere superiore alla tua donna, hai già messo le premesse per un adulterio. Quando tu donna pensi di essere superiore al tuo uomo, hai già messo le premesse dell'adulterio. Quando tutti e due non vivete tutte e due le dimensioni affettive, cosa che non è possibile vivere fuori del matrimonio, avete già messo le premesse per l'adulterio. Poi capita l'ometto di turno o la fringuella di turno. Quella è solo occasione per manifestare quello che c'è già. Ma l'adulterio c'è già. Dopo viene solo reso pubblico. Non rubare. Finisco immediatamente. Questo è il comandamento che protegge la libertà. I comandamenti che vi ho riportato alla linea 103-106 sono di tipo nomade e seminomade, dove l'uomo possiede solo la propria libertà, tutto il resto è in comune. Quindi tutto il resto non si ruba, perché tutto è di tutti. E in questa situazione solo la libertà è tua. E se voi vedete c'è sempre lo stesso verbo, quindi non rubare l'uomo per rivenderlo come schiavo. Questa è la formula antica. Quando gli ebrei diventano sedentari, la tua libertà è commisurata alla tua autonomia finanziaria. Fin quando riesci a mantenerti, tu sei uomo libero, se no devi venderti. Fra 7 anni torni libero, ma poi ti torni a vendere. Se tu sottrai qualche cosa ad un altro in una situazione sedentaria, tu togli la libertà all'altro, non è il bene che è importante. E quella fetta di libertà legata a quel bene. Grazie, alla prossima.